Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è il Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro investitore della porta accanto. Come va quest'oggi? Oggi torniamo a parlare di dividendi, chissà come mai, che monotonia sto ragazzo, sempre a parlare di dividendi. Vabbè, parliamo di un'altra azienda che secondo me è una bella aziendina da tenere sotto controllo, ce l'ho nella watchlist, ancora non ci sono entrato, ma vorrei farlo. È un po' simile a MPW, Medical Property Trust, ma in questo caso diciamo che ha uno storico maggiore. Ne andiamo a parlare a breve, però prima di cominciare volevo un attimino ricordare, e questo non è assolutamente pubblicità a pagamento, che i due miei colleghi, grandissimi amici, cui insomma c'è un ottimo rapporto, Gianluca Ranieri Bandini e Domenico Doronzo di Vivere di Dividendi, hanno dei prodotti nuovi. Non volevo diciamo pubblicizzarli così, però insomma volevo portare alla conoscenza di chi non lo sapesse che Domenico è uscito diciamo fuori con una sua nuova azienda, New It, un'azienda di investimento, magari vi lascerò il link qui sotto in descrizione, e anche con un'app molto interessante per gestire il proprio budget e i propri investimenti, mentre Gianluca Ranieri Bandini se n'è uscito, ha tirato fuori dal cilindro un percorso formativo, il master del dividendo, il master delle rendite, che in questo caso è una cosa molto interessante che mi piacerebbe approfondire anche a me. Comunque niente ragazzi, non volevo fare pubblicità a voi due perché vi rispetto e voglio tanto bene, e cominciamo subito con il mio video. In questo caso parliamo di Omega Healthcare, un REITs veramente molto importante che dà alto dividendo, e l'ho definito un REITs salutare perché appunto si occupa di gestire qualcosa in ambito della salute. Ma parliamo subito un attimino di Omega Healthcare. Chi è Omega Healthcare? Questo è diciamo il passo fondamentale. Prima di tutto andiamo a vedere che la market cap è di 8.9 miliardi di dollari, ha un dividendo, come dicevo prima, molto succoso, 7.27%, il suo ticker è OHI, ovviamente quotato al NYSE, New York Stock Exchange. Ma chi è Omega Healthcare? È un trust di investimento immobiliare, appunto un REIT, che investe nel settore sanitario a lungo termine, principalmente in strutture infermieristiche e di vita assistita qualificate. Il suo portafoglio di attività è gestito da un gruppo diversificato di aziende sanitarie, e poi andiamo a vedere anche i numeri di queste aziende. Ho preparato delle slide con un po' riepilogative del discorso. Prevalentemente sono strutture triple lease net, diciamo quelle che convengono molto di più al REIT, perché l'affittuario si accolla a tutti i costi di vario tipo, mentre diciamo loro come REIT vanno a ricevere semplicemente quello che è l'affitto. Gli asset coprono tutte le regioni dall'interno degli Stati Uniti, e anche una parte dei investimenti sono nel Regno Unito. Omega Healthcare acquista un singolo immobile o un portafoglio di immobili, poi entra in un leasing a lungo termine, come dicevo prima, triple net, con un operatore che è esistente o anche con un operatore nuovo. Forniscono il finanziamento di acquisizione richiesto e lavorano a stretto contatto con l'operatore durante tutto il processo di sottoscrizione e di due diligence. Omega spesso andrà ad identificare le spese in conto capitale o le opportunità di investimento per le proprietà mirate e impegnerà il capitale necessario per finanziare i progetti, per cui ovviamente un'azienda che ci mette diciamo la faccia e non solo, anche un bel pochino di soldi. Poi cosa andiamo a vedere anche? Che Omega ha sviluppato un approccio programmatico al reinvestimento delle sue proprietà. Infatti va a lavorare insieme agli operatori, per cui agli affittuari, per identificare progetti strategici di riposizionamento e anche di ristrutturazione degli immobili in tutto il portafoglio. Questi progetti poi vanno a includere miglioramenti sia degli interni, come ad esempio le palestre in cui vengono operate le terapie, e unità di cura speciali, e anche miglioramenti esterni, come ad esempio illuminazione, la segnaletica di queste strutture e le caratteristiche architettoniche. Poi forniscono supporto e assistenza nella selezione e pianificazione del sito, permessi, budgeting e progettazione e costruzione. Questi progetti sottolineano l'impegno a massimizzare il successo e il posizionamento competitivo di queste proprietà agli operatori, appunto agli operatori che sono di proprietà di Omega. È stata quotata al NYSE nel 1992 e Omega è stata una dei primi REITs ad essere quotati in borsa, esplicitamente strutturati per finanziare la vendita, il leaseback, la costruzione e la ristrutturazione di strutture infermieristiche qualificate. Nel 2015 Omega si è fusa con Aviv REIT, creando il più grande REIT quotato in borsa negli Stati Uniti, dedicato alla SNF, Skilled Nursing Facilities, per cui tutte quelle strutture
che hanno un'infermieristica qualificata. Poi, Omega Healthcare, quali sono le proprietà, come sono le proprietà? Bene, al marzo, 31 marzo 2021, per cui aggiornatissime, il portafoglio è costituito per circa il 68% di Skilled Nurse Facilities e per il 22% di Senior Housing Facilities, per cui le case diciamo di accoglienza per gli anziani, con investimenti lordi per un totale di circa 10.2 miliardi di dollari. Per cui un'azienda che rispetto alla propria market cap ha degli investimenti molto ma molto importanti, che sono maggiori della propria market cap. Inoltre la società ha investito oltre 5.4 miliardi di dollari nella fusione con Aviv per reinvestimenti e nuove costruzioni. Quindi pur essendo quotata dal 1992, l'azienda cerca sempre di andare a reinventarsi, di andare a crescere nel tempo, appunto per non perdere il proprio vantaggio competitivo. Ogni partnership è progettata nel perseguimento di un unico obiettivo: sviluppare le strutture che siano le più competitive sul mercato. Le strutture poi sono progettate per migliorare la vita dei pazienti in qualunque modo, lavorano per progettare strutture di capitale più efficiente e a lungo termine, in modo che gli affittuari possano poi migliorare le strutture, le operations, la qualità delle cure dei residenti ed espandere le attività. Per cui quello che cerca di fare appunto è di fare in modo che le aziende diventino leader nell'area in cui vanno a operare, in modo tale che poi possano aggiungere nuovi servizi da fornire ai pazienti. Ogni comunità e ogni struttura può avere i propri requisiti specializzati, che sono appunto, come dicevo prima, ma accennavo, diversificati per area geografica. In questo modo Omega Healthcare crea partnership specializzate e personalizzate con i propri affittuari, flessibili e a lungo termine, per lasciare appunto concentrare gli affittuari su quelle che sono le attività di core business, appunto l'assistenza agli anziani e l'assistenza specialistica. Dove si trova Omega Healthcare? Qui abbiamo un sunto: ha 70 diversi operatori, appunto affittuari, aziende in 42 stati, 954 sono le strutture al momento nel loro portafoglio e, oltre ad avere queste strutture negli Stati Uniti d'America, ne hanno anche all'estero e in particolare nel Regno Unito. Qui c'è anche una leggenda che ho aggiunto, tutte queste slide che vedete le ho reperite dalla loro investor presentation. Molti operatori hanno più di un facilities, per cui più di una struttura, e in più stati. Dal colore andiamo a vedere gli stati americani dove ci sono più o meno un certo numero di strutture. Quelle in chiaro hanno meno di 10 strutture, quelle un po' più scure da 10 a 20 e poi quelle con più di 20 diventano sempre più scure. Qui, come possiamo vedere, credo che questo sia il Michigan, ha tantissime strutture essendo un po' più scura. Andiamo a vedere qualche numero. Allora, come dicevo prima, quotata dal 1992, 70 operatori, investimenti totali per 10.2 miliardi di dollari, 954 proprietà fra gli Stati Uniti e il Regno Unito, un TSR del 68% a 3 anni, un valore dell'azienda del 14.3 miliardi di dollari, 96.653 letti totali e un dividend yield, quello che interessa tantissimo, del 7.3%. Unico lato negativo, come si può vedere, l'investment grade dei propri bond aziendali è un triple B meno, per cui bisogna, ecco, comunque prestare attenzione a quello che è il conto economico dell'azienda. Un attimo vediamo a vedere anche come è strutturato diciamo il loro business. Possiamo vedere che hanno il senior housing con independent living, per cui delle aree in cui gli anziani possono vivere da soli senza assistenza, quelle con assistenza e quelle con persone che hanno problematiche di memoria, per esempio mi viene in mente il Parkinson. Poi ci sono post-acute care continuum e acute care. Acute care sono degli ospedali veri e propri, ma poi abbiamo, come dicevo prima, skilled nurse facilities, dove ci sono appunto le strutture specializzate, quelle strutture con i pazienti che vivono nella struttura e vengono riabilitati, e poi quelle che sono definite long term care hospital, appunto dove ci sono dei pazienti che devono stare lì per forza per lungo termine. I letti in media per ogni struttura sono 100 e una media di letti occupati del 72%, per cui questo è un dato che potrebbe essere migliorato nel tempo, perché comunque la quantità di letti occupati non è altissima, solo il 72%, e potrebbe essere migliorata sicuramente. Omega Gross Investment, come dicevamo prima, 10.4 miliardi di dollari,
con un CAGR del 19.2% e un revenue che diciamo è andato sempre in crescita. In quest'ultimo periodo è un po' fluttuante, sempre sulla stessa somma, fra i 900 e i 930 milioni di dollari. Ha avuto anche dei picchi in basso nel 2018 e nel 2020, però comunque è un CAGR della propria revenue del circa 15.7%. Altra cosa, l'high yield in historical consistent dividend, l'azienda ha aumentato il proprio dividendo per 17 anni consecutivi, partendo nel 2003 da 0,64 centesimi di dollaro. In questo momento va a fornire ai propri azionisti 2,68 dollari per ogni azione posseduta. Un adjusted fund from operation payout dell'82.4%, una crescita sui 10 anni quasi del 69%, sui 5 anni dell'11%, un dividend CAGR dell'8.3% e, come dicevo prima, uno yield del 7.3%. Un'altra slide in cui andiamo a vedere un po' la situazione economica. Come si può vedere, hanno pochissimi asset a breve termine, ovviamente non hanno possibilità di coprire i propri debiti a lungo termine con quelli che sono gli asset a breve termine, però hanno quasi 10 miliardi di asset a lungo termine, 9.4 miliardi, e per cui queste vanno a coprire ampiamente tutte quelle che sono le situazioni debitorie, le liabilities dell'azienda. Qualcosa da tenere in considerazione: ovviamente l'azienda non ha molto cash, non ha molte risorse a breve termine, però nel lunghissimo termine è ben strutturata. Conclusioni su questa azienda: a me piace tantissimo, mi piace il settore e lo reputo un settore molto importante per il futuro, col fatto che l'età media delle persone continua ad aumentare, le persone diventano sempre più anziane e stanno sempre meglio perché le cure migliorano, e per cui hanno bisogno di vivere in strutture che siano molto ma molto preparate, molto specializzate, e questo ovviamente più va avanti il tempo più queste strutture secondo me saranno riempite, i letti non saranno magari più al 72%, ma potrebbe essere anche al 90-95% di riempimento. Poi ci sono comunque quelle strutture con dell'infermieristica specializzata, e quelle servono sempre perché tutti abbiamo bisogno delle nostre analisi specialistiche, tutti abbiamo bisogno di essere ricoverati per qualsiasi cosa, anche in day hospital. Queste strutture sono ampiamente specializzate, sono molto skillate, come dicono un po' in americano, e questo potrebbe essere una delle motivazioni per il quale questa azienda può avere un certo vantaggio competitivo, anche perché ovviamente è quella più anziana, ha più esperienza nel campo e offre appunto delle strutture che sono tantissime, quasi mille come abbiamo visto prima, e di alta qualità, e che tendono sempre a migliorarsi nel lungo termine, e soprattutto che sono triple net lease, per cui di per sé il REIT corre molti meno rischi rispetto ad altre strutture. Questa è una cosa molto importante. Bene, fatemi capire cosa ne pensate di questa azienda. Medical Healthcare, come dicevo prima, si può paragonare a Medical Property Trust, però dal mio punto di vista, pur avendo delle problematiche debitorie diverse rispetto a Medical Property Trust e ad avendo un investment grade dei propri bond un po' più rischioso, mi piace un po' di più, non solo per il dividendo ma anche per come è strutturata. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi, se l'avevi mai vista, sentita, se ce l'hai in portafoglio, se ce l'hai in watchlist, e magari se questo video ti è piaciuto, cosa ti costa lasciare un bel pollice su, eh? Mica male ti fa la pancia. Ovviamente se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche, così non ti perdi nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!